Dato che è un sacco di tempo che non parlo del mio Mac Mini, voglio farvi questo video per dirvi come mi sono trovato in questi mesi e per andare a vedere nel dettaglio il mio desktop. Allora, come mi sono trovato con questo Mac Mini con chip M1? Ragazzi, in questi mesi mi sono trovato veramente da Dio. Questo Mac Mini con chip M1 è veramente una bestia. Io ho la versione con 16 GB di RAM, mentre per quanto riguarda la memoria di archiviazione, ho la versione da 256, perché comunque io tengo tutto su hard disk ed SSD esterni. E anziché spendere soldi per avere più giga di memoria, ho preferito spendere quei 230 € in più per avere 8 GB di RAM in più, dato che purtroppo non si può upgradare una volta comprato. Quindi, pensando a lungo termine, ho preferito spendere più soldi senza pentirmene in futuro. 230 € per 8 GB di RAM in più sono tantissimi, però ragazzi, altre soluzioni non c'erano. Leggendo online, molti si stanno trovando molto bene anche con la versione da 8 GB, quindi ve la consiglio tranquillamente. Io questo Mac lo uso principalmente per editare video con Final Cut, i video che vedete qua su YouTube. Oltre a Final Cut sto usando anche Photoshop. Tra l'altro adesso è uscita la versione per M1, quindi top. E poi comunque lo uso anche per molte altre cose, però diciamo che la cosa più pesante è editare i video con Final Cut. E ragazzi, in tutto questo tempo non ho mai avuto neanche un problema. Si edita che è una meraviglia. Tra l'altro è appena passato al tema scuro. E tornando a Final Cut, è veramente fluidissimo. Io non uso nessun tipo di plugin, però so che comunque sono abbastanza pesanti, ma appunto non saprei dirvi come li gestisce. Passando alle periferiche, uso questa tastiera e questo mouse della HP. Questo kit lo portate a casa con 30-40 € e per il suo prezzo va più che bene, li utilizzo da quasi un anno e hanno ancora le batterie che mi hanno dato nella confezione. Esteticamente mi piacciono un sacco, sia la tastiera che il mouse sono molto sia la tastiera che il mouse sono molto minimal e si collegano al computer tramite un piccolo ricevitore, una chiavetta, che hanno tutte le periferiche wireless, a differenza di quelle Bluetooth che appunto non ce l'hanno. Tutti i prodotti nominati nel video li trovate giù in descrizione, assieme alla mia attrezzatura e molto altro. Dopodiché, dato che sia il piano che le periferiche sono bianche, ho deciso di mettere questo tappetino nero che faccia un po' di contrasto. Tappetino da 10 € mi ci sono trovato bene, infatti ne ho comprato anche un altro per l'altra postazione. Il tutto è appoggiato su questo tavolo dell'IKEA che ci sta a pennello tra il muro e la libreria e sopra non poteva mancare la piantina dell'IKEA. Vi ho parlato di tutto tranne che del monitor. Infatti ragazzi ci ho abbinato questo Predator 34 pollici esagerato che mi permette di lavorare con una comodità assurda. Come potete notare è un 21 noni con pannello IPS 2K 120 Hz e vi starete chiedendo, cioè tu mi metti un monitor del genere da gaming su un Mac? Sì, è il 34 pollici come lo volevo, 2K ultra wide con pannello IPS e inoltre anche i 120 Hz, che sicuramente non mi fanno schifo, dato che pur non giocando ti migliorano comunque l'esperienza d'uso. Infatti si fanno sentire anche quando muoviamo semplicemente il puntatore del mouse. Altre alternative potevano essere i monitor professionali, monitor usati per grafica, però oltre ad avere prezzi alti, non che questo sia economico, oltre a quello hanno tutta una serie di caratteristiche che io non sfrutterei mai. Infatti io nei miei video non faccio nemmeno la color correction, quindi non mi interessano vedere i colori esattamente come sono, eccetera, eccetera, perché tanto io trasferisco il video sul Mac, lo edito e lo esporto. Però a questo punto voi direte: sì, però se non sfrutti un monitor da grafica, non sfrutti neanche un monitor da gaming con un Mac. Sì, assolutamente vero, quei 120 Hz non sono sfruttati, anche se appunto come vi dicevo prima migliorano un sacco l'esperienza d'uso. Però ho pensato, magari un domani lo voglio rivendere. Questo qua lo rivendo senza problemi. Sicuramente rivendere un monitor professionale è molto più difficile, dato che appunto li usano solo i professionisti. E questo monitor adesso è appoggiato sul suo supporto, un supporto veramente top. Possiamo regolare il monitor in 3000 modi, però diciamo che non è piccolissimo, infatti occupa abbastanza spazio. Quindi avevo una mezza idea di andarlo a fissare direttamente sul muro, facendo passare i cavi al centro coperti da una canalina. Non so, ci devo ancora pensare bene, anche perché è un monitor bello pesante e i vari bracci che si trovano, come ad esempio questo qua, li ho esclusi subito, dato che questo piano non reggerebbe tutto quel peso. Quindi devo valutare bene, ma qualsiasi modifica la vedrete qua sul mio canale. E forse un'altra cosa che andrò a cambiare, la tastiera, che sì, per quel che costa va più che bene, però una Keychron ce la vedrei molto bene qua sopra, magari abbinata ad un MX Master. Quindi se le do...